Benvenuti a Per le Scale, racconti inediti e voci dal passato. La visita guidata. L'accompagnatrice precede il gruppo dei turisti lungo il percorso guidato. Provate a immaginare, gli Ungari sono alle porte, la difesa impone l'innalzamento di torri e roccaforti. Il vescovo di Modena, ritto sul camminamento, esamina l'estensione della valle e i piccoli sbuffi di fumo prodotti dalla scottatura della carne. La corrente d'aria investe la capigliatura lattea, mentre la mano severa percorre la pietra solida della massiccia balaustra. Ancora non sono stati realizzati gli affreschi magnificenti della nobile famiglia dei Contrari. Leoni, leopardi e colombe per oggi non popolano i cieli artificiali dei soffitti e non sorprende l'occhio la sontuosità della sala di rappresentanza. Le vesti sacerdotali, carminie e bianche, sovrapposte, tratteggiano il profilo del corpo del santuomo, mentre le gambe, ben piantate, puntellano la figura robusta che in gioventù non ha mai patito fame e stenti. Di nobile famiglia, conduce l'esistenza nell'intimare e possedere le anime di umili e nobili, raccomandate senza distinzione nel cammino spirituale e temporale. E Giuseppina allora si è rifatta le sopracciglia, ma l'hai vista? Sembra un uovo di Pasqua appoggiato da un bambino. Chissà che risate si è fatta all'estetista a tatuare quel grugno. Se vi affacciate alle feritoie, potete osservare i resti di uno splendido giardino pensile. Si presume fosse perimetrato da siepi di bosso. Vi si coltivavano i gigli, dedicati agli altari. Potete immaginare la pace e l'armonia che regnava all'interno di questa piccola meraviglia artificiale, la quale purtroppo andò in disuso nel periodo dell'invasione dei... Veh, guarda quella là. Ma che si crede d'essere? Con quei ginsetti aderenti, si sente la bella della festa. Se mi avesse vista alla sua età, sarebbe crepata d'invidia. Boh, per non parlare della guida. Ai miei tempi, Luisa, non ti avrebbero mai fatto entrare nemmeno alla toilette con tutti quei buchi alle orecchie. E poi, i capelli corti alle donne non stanno bene. Certo che non si capisce niente quando parla. Hai proprio ragione, Giovanna. Parla e non si capisce una parola. Prima ho sentito che il Papa mangia il latte. Poi salta su con la coltivazione delle piante che ci stanno come un fico secco. Lo puoi ben dire, Luisa cara. Ah, non ti ho detto che domani ci troviamo con le ragazze per uno scambio veloce di auguri al bar Mario. E qui potete ammirare l'anticamera degli appartamenti della signora, in origine priva di affreschi, ma che tuttavia oggi sfoggia due ritratti, quello di Francesco Boncompagni e quello di Ugo Boncompagni. I due affreschi erano precedentemente situati nella famosa Sala degli Anelli. Ecco, ma allora è proprio un'ossessione questa cosa delle zozzerie tra uomini. Hai sentito, Giovanna? Ma che mondo è questo? Quei due lì, che dormono insieme, si fanno pure disegnare le schifezze sul muro. E pensare che ho due nipotini che la settimana prossima verranno qui in gita scolastica. Diseducativo, al massimo.